Proseguiamo con il primo episodio di Lunar Apocalypse. Ci siamo scambiati nuovamente per la vostra Omar is in the house e procediamo e scopriremo insieme questo episodio che si prospetta spaziale. Sta musica super marine. Non sappiamo, premesso, cosa aspettarci se non essere sorpresi dal cambio di scena. Abbiamo ereditato le munizioni del primo livello, del livello precedente, intendevo. Squish. E vediamo che tipo di interruzione il setting farà a questo livello. Successivi. Ah, è un rubinetto. Mi sono impiegato un po' a capire cosa fosse. Però ci sei arrivato. Sì, sono un ragazzo sveglio, nel caso non l'aveste capito. Tutto sparando a caso e preso bene, cioè, meraviglioso. Ah, lì c'è una keycard, quindi dovrò andare di là. Ti ho fregato io stavolta. E qua è dove dovremmo andare dopo. No, non era quello che volevo fare. Che bello che usi le piattaforme. Ah, sarei lanciato. Cioè, ho capito, ma già continuo a morire come uno s***o continuamente. Vero. Poi non voglio darmi altri ulteriori motivi per morire. La cervacchica che ho visto prima. E... oh, cosa vuoi tu? Un nuovo nemico. Che fa? Male. Malissimo. Morto, sì. Però sì. Lascia giù. Sì, sì, sì. Però lascia giù le munizioni. Where is it? Che brutto. C'è una marea di roba qua. Adesso ho preso tutto, puoi andare qua sopra. Ottima scelta. Si riparte. Ottima idea. Se la smette di muoversi, ecco, una sparata. Un paio di colpi ravvicinati se ne va anche lui. Sì. Fa un po' più male. Sì, fa molto più male. Ok, non era morto. O era... no, era un altro. No, è un altro. L'ho visto andare in terra, quindi... sono abbastanza infidi, saltano da tutte le parti. Sì, no, ma questa, quando... questo tipo di intelligenza artificiale che saltano un po' ovunque. Cosa mi ha fatto male? Pietro, sai cosa? Che saltandoti così vicini in prima persona perdi il senso di dove sia finito. Ok, quindi penso che abbia aperto la porta giù. Questa qua. Stavolta non ho lasciato niente. Sto guardando come la maglietta mi rifletta tutte le luci stroboscopiche. Meraviglia. È una feature delle nostre dirette. Sì, ormai dirette avremo sempre così. Hai visto la mappa con lo shotgun? Perché altro ho visto, allora, il tipo prima non avevo capito dove è finito. Così, prendi quell'ammo lì che c'è e poi fai esplodere con le bombe che vedi. Aspetta. Ok. Sì. Però aspetta a vedere se riesco a farlo magari anche andare di qua, così magari ottimizzo. Le stanno da vieni. Bel colpetto e lo fai viaggiare. No, uno è saltato. Sì. Completamente a caso, non va bene. Ah! Troppi. Adesso faccio un bel montaggio dopo. Sai cosa? Che mi sto muovendo tanto per evitare i colpi, mi sto muovendo troppo e quindi. Ok. Quindi... eviti i colpi, ma non prendo neanche quelli che dovrei prendere. Ok. Questo lo useremo per i segreti. Aspetta, troppe cose. No, no, è giusto. È giusto, è giusto. Questo forse non devo farlo. Dove sei uscito? Aspetta così. Lascialo, esatto. Nel dubbio lo lascio aperto. Non so cosa serve, ma... vai. Proseguiamo.
simpatica sequenza di bottoni. Peccato che qua te ne cominciano a essere abbastanza. No, peccato che da fare a caso non è. Hai cambiato modalità. Sì, non so come, in effetti. Sì. Sì. Salute. Tra l'altro sto rifacendo di sicuro sempre sì, le stesse. Non ha una logica, né? Non ha mai una logica quello che faccio io. Pensavo che ormai lo sapessi. Ok, ho disattivato la cosa. Sì. Non spara. Guarda che ogni volta che dici non, io sono sempre lì che non faccio fatica per attenermi. Ti fermo le mani. Sì. Altro non un nemico, non molto mostruoso, suicidi. Esatto, sì. Questo è semplicemente un allarme. Colpo andato per nulla. E non mi sparava. Secondo me ne uno, mancati 5. Caspita, ce ne erano tanti. È abbastanza. 3D Realms Time, 1 minuto e 19. Madonna, come stanno a fare niente? E beh, effettivamente era abbastanza veloce se sai cosa fare, sì. Ma noi non lo sappiamo e ci vede. Ci vedremo settimana prossima con il secondo livello, proseguiremo con Lunar Apocalypse. Ciao! Ciao!